San Pietro Don Guido Todeschini, un saluto con la buona giornata a tutti coloro che sono in ascolto. Papa Benedetto da qui ha fatto il suo ingresso qui sulla piazza. Scrisse una lettera al cancelliere tedesco Angela Merkel, ricordando, ecco, gli impegni che il G8 si era preso per questi obiettivi, anche gli obiettivi famosi, gli obiettivi del millennio, per eliminare la povertà estrema entro il 2015. La Santa Sede, scriveva Benedetto XVI, è preoccupata per l'incapacità dei paesi ricchi di offrire ai paesi più poveri, in particolare a quelli dell'Africa, adeguate condizioni finanziarie e commerciali che renderebbero possibile la promozione di un loro sviluppo duraturo. Quindi il Papa sta guardando la Germania, ed è significativo anche che oggi la Chiesa ricordi San Bonifacio, vescovo e martire, apostolo della Germania. Nella lettera a Angela Merkel il Papa scriveva ancora che non si tratta di concessioni, ma è un dovere morale grave e incondizionato, basato sulla comune appartenenza alla famiglia umana. Per i paesi poveri bisogna garantire condizioni commerciali favorevoli e un accesso ampio e senza riserve ai mercati. Per Benedetto XVI occorre prendere provvedimenti per una rapida cancellazione completa ed incondizionata del debito estero di questi paesi, prendendo nello stesso tempo misure affinché non finiscano di nuovo in una situazione di debito insostenibile. Quindi, sempre in questa lettera al cancelliere tedesco Angela Merkel, che sarà padrone di casa in questo G8, ecco, vedete, però ci sono alcuni pellegrini un po' esagitati, fermati dalla sicurezza vaticana. Vediamo impegnato il dottor Domenico Giani, che è l'ispettore generale della gendarmeria, che, coadiuvato dagli uomini della guardia svizzera, coordinati dal comandante Mader, ha prontamente bloccato quella che credo fosse una donna, una ragazza. Benedetto XVI prosegue quindi, dopo questo piccolo incidente, con la campagnola bianca ad attraversare piazza San Pietro per questa udienza generale, ricordando ancora le parole del Papa scritte in questa lettera al cancelliere tedesco Angela Merkel, in vista del vertice anche di Heiligendamm, che si apre oggi in questa cittadina tedesca sul Mar Baltico. Il Papa esorta i paesi industrializzati a rispettare gli impegni presi nella lotta contro la povertà e contro le pandemie, in particolare l'AIDS, la tubercolosi, la malaria e le altre malattie tropicali, senza per questo avanzare richieste giuridiche o economiche. Afferma quindi con forza che la comunità internazionale deve continuare ad adoperarsi per una riduzione significativa del commercio delle armi, del traffico illegale di preziose materie prime e della fuga di capitali dai paesi poveri, e deve impegnarsi per l'eliminazione tanto di pratiche di riciclaggio di denaro sporco quanto della corruzione di funzionari nei paesi poveri. Vediamo anche una bandiera della Baviera, la regione tedesca dove è nato 80 anni fa Josef Ratzinger e che Papa ha visitato tornando nei luoghi della sua formazione nel settembre dello scorso anno. Il Papa ha raggiunto ormai il sagrato della Basilica. Vediamo le bianche divise dei marinai.
sono i cadetti e gli ufficiali del Collegio Marittimo di New York, quindi dagli Stati Uniti d'America. Riguardo agli Stati Uniti d'America, ricordiamo un altro importante appuntamento della settimana: l'arrivo a Roma e anche la visita, l'udienza in Vaticano di George W. Bush, il presidente degli Stati Uniti d'America, sabato 9 giugno. Poi ancora scorrendo i prossimi impegni di Benedetto XVI, ricordiamo quello di domani innanzitutto, in occasione della solennità del Corpus Domini, alle 19 di domani, 7 giugno, in piazza San Giovanni Laterano, la Santa Messa, che naturalmente il CTV e Sa 2000 seguiranno in diretta, poi la processione verso la Basilica di Santa Maria Maggiore. Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale, che introdurrà con il segno della croce e il saluto liturgico. Prepariamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Pax vobis, ecum spirito tuo. Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Cari fratelli e sorelle, nella serie delle nostre catechesi su grande personalità della Chiesa antica, arriviamo oggi a un eccellente vescovo africano del III secolo, San Cipriano, che fu il primo vescovo che in Africa conseguì la corona del martirio. In pari grado la sua fama, come attesta il diacono Ponzio, che per primo ne scrisse la vita, è legata alla produzione letteraria e all'attività pastorale dei 13 anni che intercorrono fra la sua conversione e il martirio. Nato a Cartagine, da ricca famiglia pagana, dopo una giovinezza dissipata, Cipriano si converte al cristianesimo all'età di 35 anni. Egli stesso racconta il suo itinerario spirituale. Quando ancora giacevo, come in una notte oscura, scrive alcuni mesi dopo il battesimo, mi appariva estremamente difficile e faticoso compiere quello che la misericordia di Dio mi proponeva. Ero legato dai moltissimi errori della mia vita passata e non credevo di potermene liberare, tanto assecondavo i vizi e favorivo i miei cattivi desideri. Ma poi, con l'aiuto dell'acqua rigeneratrice, fu lavata la mia miseria della mia vita precedente. Una luce sovrana si diffuse nel mio cuore, una seconda nascita mi restaurò in un essere interamente nuovo. In modo meraviglioso cominciò allora a dissiparsi ogni dubbio. Comprendevo chiaramente che era terreno quello che prima viveva in me,
nella schiavitù dei vizi della carne ed era invece divino e celeste ciò che lo Spirito Santo in me aveva ormai generato. Subito dopo la conversione, Cipriano, non senza invidie e resistenze, viene eletto all'ufficio sacerdotale e alla dignità di vescovo. Nel breve periodo del suo episcopato affronta le prime due persecuzioni sancite da un editto imperiale, quella di Decio nel 250 e quella di Valeriano 257 a 258. Dopo la persecuzione particolarmente crudele di Decio, il vescovo dovette impegnarsi strenuamente per riportare la disciplina nella comunità cristiana. Molti fedeli, infatti, avevano abiurato o comunque non avevano tenuto in contegno corretto dinanzi alla prova. Erano i cosiddetti lapsi, cioè i caduti, che desideravano ardentemente rientrare nella comunità. Il dibattito sulla loro riammissione giunse a dividere i cristiani di Cartagine in lassisti e rigoristi. A queste difficoltà occorre aggiungere una grave pestilenza che sconvolse l'Africa e pose interrogativi teologici angosciosi sia all'interno della comunità sia nei confronti con i pagani. Bisogna ricordare infine la controversia fra Cipriano e il vescovo di Roma, Stefano, circa la validità del battesimo amministrato ai pagani da cristiani eretici. In queste realmente difficili circostanze Cipriano rivelò elette doti di governo. Fu severo, ma non inflessibile con i lapsi, accordando loro la possibilità del perdono dopo una penitenza esemplare. Davanti a Roma fu fermo nel difendere le sane tradizioni della Chiesa africana, fu umanissimo e pervaso dal più autentico spirito evangelico nell'esortare i cristiani all'aiuto fraterno dei pagani durante la pestilenza. Seppe tenere la giusta misura nel ricordare ai fedeli troppo timorosi di perdere la vita e i beni terreni che per loro la vera vita e i veri beni non sono quelli di questo mondo. Fu irremovibile nel combattere i costumi corrotti e peccati che devastavano la vita morale, soprattutto l'avarizia. Il diacono Ponzio racconta su questo punto così: passava così le sue giornate quando ecco che, per ordine del proconsole, giunse improvvisamente alla sua villa il capo della polizia. In quel giorno il santo vescovo fu arrestato e dopo un breve interrogatorio affrontò coraggiosamente il martirio in mezzo al suo popolo. Cipriano compose numerosi trattati e lettere sempre legate al suo ministero pastorale. Poco incline alla speculazione teologica, scriveva soprattutto per l'edificazione della comunità e per il buon comportamento dei fedeli. Di fatto, la Chiesa è il tema che gli è di gran lunga più caro. Distingue tra Chiesa visibile gerarchica e Chiesa invisibile mistica, ma afferma con forza che la Chiesa è una sola, fondata su Pietro.
non si stanca di ripetere che chi abbandona la cattedra di Pietro, su cui è fondata la Chiesa, si illude di restare nella Chiesa. Cipriano sa bene, e lo ha formulato con parole forti, che fuori della Chiesa non c'è salvezza e che non può avere Dio come padre, che non ha la Chiesa come madre. Così nel suo libro L'unità della Chiesa Cattolica, capitolo 4. Caratteristica irrinunciabile della Chiesa è l'unità, simboleggiata dalla tunica di Cristo senza cuciture, unità della quale dice che trova il suo fondamento in Pietro e la sua perfetta realizzazione nell'Eucaristia. Vi è un solo Dio, un solo Cristo, ammonisce, una sola è la sua Chiesa, una sola la fede, un solo popolo cristiano, stretto in salda unità dal cemento della concordia. E non si può separare ciò che è uno per natura. Abbiamo parlato sul suo pensiero riguardante la Chiesa, ma non si deve trascurare l'insegnamento di Cipriano sulla preghiera. Io amo particolarmente il suo libro sul Padre Nostro, che mi ha aiutato molto di capire meglio e di pregare meglio il Padre Nostro. Insegna come proprio nel Padre Nostro è donato al cristiano il retto modo di pregare. E sottolinea che il Padre Nostro è dato al plurale affinché colui che prega non preghi unicamente per sé. La nostra preghiera, scrive, è pubblica e comunitaria. E quando noi preghiamo, non preghiamo per uno solo, ma per tutto il popolo, perché con tutto il popolo noi siamo una cosa sola. Così preghiera personale e liturgica appaiono robustamente legate tra loro. La loro unità proviene dal fatto che esse rispondono alla medesima parola di Dio. Il cristiano, sottolinea, non dice Padre mio, ma Padre nostro, fin nel segreto della camera chiusa, perché sa che in ogni luogo, in ogni circostanza, egli è membro di uno stesso corpo. E scrive poi: preghiamo dunque, fratelli carissimi, come Dio il Maestro ci ha insegnato. È preghiera confidenziale e intima, pregare Dio con ciò che è suo. Far salire alle sue orecchie la preghiera di Cristo. Riconosca il Padre le parole del suo Figlio quando diciamo una preghiera. Colui che abita interiormente nell'animo sia presente anche nella voce. Quando si prega inoltre, si abbia un modo di parlare e di pregare che con disciplina mantenga calma e riservatezza. Pensiamo che siamo davanti allo sguardo di Dio. Bisogna essere graditi agli occhi divini sia con l'atteggiamento del corpo che col tono della voce. E quando ci riuniamo insieme con i fratelli e celebriamo i sacrifici divini con il sacerdote di Dio, dobbiamo ricordarci del timore reverenziale e della disciplina, non dare al vento qua e là le nostre preghiere con voci scomposte, né scagliare con tumultuosa verbosità una richiesta che verrà comandata a Dio con moderazione, perché Dio è ascoltatore non della voce ma del cuore. Parole che anche oggi sono valide e ci aiutano nel celebrare bene
la Santa Liturgia. In definitiva, Cipriano si colloca alle origini di quella feconda tradizione teologico-spirituale che vede nel cuore il luogo privilegiato della preghiera. Stando alla Bibbia e ai padri, infatti, il cuore è l'intimo dell'uomo, il luogo dove abita Dio. In esso si compie quell'incontro nel quale Dio parla all'uomo e l'uomo ascolta Dio. Il tutto attraverso l'unica parola divina. Precisamente in questo senso, riecheggiando Cipriano Smaragdo, abate di San Michele alla Mosa nei primi anni del IX secolo, attesta che la preghiera è opera del cuore, non delle labbra, perché Dio guarda non alle parole, ma al cuore dell'orante. Cari amici, facciamo nostro questo cuore in ascolto, di cui ci parlano la Bibbia e i padri. Ne abbiamo tanto bisogno. Solo così potremo sperimentare in pienezza che Dio è il nostro Padre e che la Chiesa, la Santa Sposa di Cristo, è veramente la nostra Madre. Grazie per l'attenzione. Les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Chers frères et sœurs, Cyprien fut le premier évêque en Afrique à recevoir la couronne du martyr. Né à Carthage dans une riche famille païenne, il se convertit à la à l'âge de 35 ans, il fut aussitôt appelé à l'ordination sacerdotale et à l'épiscopat. Comme évêque, il dut affronter les deux persécutions de Dèce et de Valérien, et dans ce cadre, la difficile situation des Lapsi, ces chrétiens qui avaient renié leur foi pendant la persécution et qui demandaient à être réintégrés dans l'Église. Cyprien leur accorda la possibilité du pardon après une pénitence exemplaire. Il écrivit plusieurs traités, de nombreuses lettres, toujours en rapport avec son ministère pastoral. L'Église y apparaît comme son terre. Cyprien ne se lasse pas d'exhorter à l'unité de fondée sur la gerbe de Pierre, déclarant qu'il n'y a pas de salut hors de l'Église et qu'on ne peut avoir Dieu pour Père si l'on n'a pas l'Église pour Mère. Retenons également son enseignement sur la prière du Notre Père, montrant combien la prière du chrétien est publique et communautaire en même temps qu'elle est l'œuvre de l'homme, le lieu où Dieu habite. J'accueille avec plaisir les pèlerins de langue française, en particulier à tous les jeunes présents ce matin. Exemple de Saint-Cyprien, soyez des prières, attentifs à la présence de Dieu, à l'écoute de sa parole et au service de vos frères. Bon pèlerinage à vous tous. Dear brothers and sisters, in our catechesis on the Fathers of the Early Church, we now turn to St. Cyprian. A convert from paganism, Cyprian became the Bishop of Carthage and guided the Church in Africa through the persecution of the Emperor Decius and its aftermath.
He showed firmness and pastoral sensitivity after due penance those Christians who had lapsed during the persecution, and he worked strenuously for the spiritual and moral renewal of the community. His many writings closely linked to his ministry as bishop stress the unity of Christ's church founded on Peter and was perfectly realized in the sacrament of the Eucharist. Cyprian is also known for his writings on prayer and in particular his commentary on the Our Father. There he emphasizes both the communal nature of Christian prayer and the importance of a personal prayer of the heart. Cyprian's devotion to the Word of God and his love for the Church found supreme expression in his death as a martyr during the persecution of Valerian. May his example and teaching help us to draw nearer to the Lord in prayer and in the Church. I am pleased to greet the officers and cadets from the New York Maritime College and the members of the Ophthalmic Pathology Society. I'm also welcome the pilgrims who have traveled to Rome for the canonizations last Sunday. May we all continue to be inspired by the lives of the upon all the English-speaking visitors present to this audience, especially those from Finland, England, Scotland, New Zealand, and the United States of America, are cordially invoke God's blessings of joy. Heiliger Vater, die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, durch die Teilnahme an dieser Audienz aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Neben zahlreichen Einzelpilgern sind heute die folgenden Gruppen gemeldet. Liebe Brüder, der heilige Märtyrer Bischof Cyprian, dem die heutige Katechese gewidmet ist, stammte aus einer wohlhabenden heidnischen Tago, Nordafrika, im heutigen Tunesien. Nach einer ausschweifenden Jugend bekehrte er sich mit 35 Jahren und wurde schon kurz nach seiner Taufe zum Bischof geweiht. In seine Amtszeit fielen zwei schwere Christenverfolgungen. Damals gaben viele Christen und opferten den heidnischen Göttern. Wegen der Wiederaufnahme dieser Lapsi, der vom Glauben abgefallenen, spielte die Christengemeinde in Karthago. Bischof Cyprian erwies sich hier als ein gerechter Hirte, der die Apostaten nicht verdammte, sondern zur Umkehr und zur Buße aufrief. Als dann eine Pest ausbrach,
ermahnte die Christen zu brüderlicher Hilfe, gerade auch für die Heiden. Die Briefe und Schriften des heiligen Cyprian befassen sich vor allem mit zwei Themen, der Kirche und mit dem Gebet. Die sichtbare Kirche, so lehrt er uns, hat viele Ämter, und doch bildet sie eine Einheit, die auf Petrus gründet und ihre vollkommene Verwirklichung in der Tiefe findet. Zudem lebt die Kirche durch das Gebet, das, wer uns sagt, auch wenn es privat verrichtet wird, immer einen Gemeinschaftsbezug hat. Auch als Einzelne beten wir Vater unser und nicht etwa mein Vater, weil wir wissen, dass wir immer und überall Glieder des einen Leibes der Kirche sind. Christus selbst hat uns dieses Gebet gelehrt. Es ist ein Zeichen inniger Vertrautheit, Gott mit dem von ihm selbst geschenkten Worten anzusprechen. Ganz herzlich heiße ich die Audienzbesucher deutscher Sprache willkommen, besonders die Pilgergruppe des Internationalen Hilfswerks Kirche in Not, wie auch den Fränkischen Kreis katholischer Unternehmer. Bitten wir Gott, dass er uns ein hörendes Herz gebe, dass wir seinen Willen erkennen und verstehen lernen, dass Gott unser Vater und die Kirche, die Braut Christi, wirklich unsere Mutter ist. Euch alle schütze und führe der gütige Herr in diesen Tagen mit seiner Gnade und mit seinem Segen. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española y portuguesa que participan en esta audiencia desean manifestarle sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con sus oraciones por vuestras intenciones de pastor. Además de pequeños grupos y familias venidos de España y de América Latina, están aquí presentes. De España y América Latina, hijas de María. De España, Grupo de las Obras Misionales Pontificias. Grupo de Sacerdotes de la Diócesis de Santander. Parroquias de El Pilar y San Antonio de Granadilla. Parroquias de San Roque y de San José de Las Palmas. Parroquia Santa María de Alcalá. Exalumnas de Corazón de Pamplona. De México, Grupo de Peregrinos. De El Salvador, Grupo de Peregrinos. De Argentina, Grupo de Peregrinos. De Portugal, Grupo de Jovens do Arciprestado de Carraceda de Ansiaes. Grupo de Visitantes do Brasil. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín, cuyo texto se encuentra en el billete que tienen en sus manos. Después el Santo Padre impartirá a todos los presentes la música que está especialmente a los niños y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, San Cipriano nació en Cartago en una rica familia pagana. Después de su conversión, a los 35 años de edad, fue ordenado sacerdote y luego obispo. Durante su episcopado tuvo que afrontar muchas dificultades, como las persecuciones de los emperadores Decio y Valeriano, mostrando así sus grandes dotes de gobierno.
con los fieles que habían caudicado ante la prueba, los lapses, es decir, caídos, fue severo pero no inflexible, concediendo después de una penitencia ejemplar. Durante la peste que asoló África, su espíritu de caridad, invitando a los cristianos a socorrer también a los paganos. Cipriano escribió numerosos tratados y cartas con el deseo de edificar a la comunidad y exhortar a los fieles al buen comportamiento. El tema de la iglesia era muy querido para él, la unidad irrenunciable, unidad que se fundamenta en Pedro, se realiza en la Eucaristía. En su tratado sobre la oración del Padre Nuestro, anima las palabras con moderación, porque Dios no escucha las palabras, sino el corazón. El corazón es lo más íntimo, donde Dios habla al hombre y el hombre habla a Dios. Es pues el lugar privilegiado de la oración. Saludo cordialmente a los visitantes de lengua española. En particular a las hijas de María Auxiliadora, de las obras misionales pontificias. Saludo también a los demás peregrinos de España, México, El Salvador, Argentina y de otros países latinoamericanos. Siguiendo las enseñanzas de San abramos nuestro corazón a la oración para experimentar plenamente que Dios es nuestro Padre y que la Iglesia, la Santa Esposa de Cristo, es verdaderamente nuestra Madre. Una saudação especial a vindos de Portugal, especialmente a grupo de jovens do arciprestado de Caraceda de Anciãs e do Brasil de visitantes que a visita a cidade martirizados os apóstolos São Pedro e São Paulo reavive a vossa fé em Cristo Jesus que por amor nos redimiu e nos chamou a ser filhos de Deus e a viver como irmãos na justiça e na paz. A todos, de coração, dou minha benção, que faço extensiva aos vossos amigos. Ojcze Święty, pozdrawiam pielgrzymów polskich. Jutro przypada uroczystość Bożego Ciała. Do procesji za Chrystusem przypominajem wszystkim, że Jezus obecny w Eucharystii jest z nami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Niech to spotkanie z Chrystusem przemienia wasze życie. Wam tu obecnym i uczestnikom uczestniczyć w procesie serdecznie błogosławię. Un saluto in croato. Pozdrawiam z hrvatske hodočasnike, a posebno studenti i teološkoga fakulteta Družbe Isusove iz Zagreba, te vjernike župe Svetoga Petra iz istoga grada. Neka blagovanje Kristova
tielia va scivot ubi ex ve vice subliciava niemo coinas Venis Maria. Un saluto in lingua ungherese. Seretet el o mocha hiveket el sho shorbon osokot okik sotmarol jötek sorando glototok Roma bo San Peter is Paul varo shabo ereshice meg hiteteket es es edi has hos volo hüschek teket esel ojo kivan shagol odom alda shomodratok es cholat joitokro dicer teshego Jesus Christus e fin aka slasko vita putnikov spratislavia nitri pratia sesti Christus je jedina cesta kocovi ave eucharistis aponoka kaštimus nas ako prameni boskeho života čerpajme vytrvalo z toho prameni anjem šechnam vasi vaši strachy vo vlasti pochvalene budi Ježiš Krist. Possibile a tutte le persone care, in modo speciale ai bambini, ai malati, ai sofferenti, e benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Comincio con un appello. Oggi è iniziato a Heiligendamm, Germania, sotto la presidenza della Repubblica Federale di Germania, il vertice annuale dei capi di Stato e di governo del G8, cioè i 7 paesi più industrializzati del mondo, più la Federazione Russa. Lo scorso 16 dicembre ebbe occasione di scrivere alla cancelliera Angela Merkel, ringraziandola a nome della Chiesa Cattolica per la decisione di conservare all'ordine del giorno del G8 il tema della povertà nel mondo, con particolare attenzione all'Africa. La dottoressa Merkel mi rispose cortesemente il 2 febbraio scorso, assicurandomi circa l'impegno del G8 nel raggiungimento degli obiettivi di sviluppo del millennio. Vorrei ora rivolgere un nuovo appello ai leader riuniti a Heiligendamm affinché non vengano meno alle promesse di aumentare sostanzialmente l'aiuto allo sviluppo in favore delle popolazioni più bisognose, soprattutto quelle del continente africano. In tal senso, speciale attenzione merita il secondo grande obiettivo del millennio, il raggiungimento dell'educazione primaria per tutti. L'assicurazione che ogni ragazzo e ragazza completi l'intero corso della scuola primaria entro 2015. Questo obiettivo è parte integrale del raggiungimento di tutti gli altri obiettivi del millennio e garanzia del consolidamento degli obiettivi raggiunti e punto di partenza dei processi autonomi e sostenibili di sviluppo. Non si deve dimenticare che la Chiesa Cattolica è stata sempre in prima linea nel campo dell'educazione, arrivando particolarmente nei paesi più poveri, laddove le strutture statali spesso non riescono ad arrivare. Altre chiese cristiane, gruppi religiosi e organizzazioni della società civile condividono tale impegno educativo. È una realtà
che in applicazione del principio di sussidiarietà i governi e le organizzazioni internazionali sono chiamati a riconoscere, a valorizzare e a sostenere anche mediante l'erogazione di adeguati contributi finanziari. Speriamo che si lavori seriamente per il raggiungimento di questi obiettivi. E finalmente rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana. In particolare, saluto i fedeli provenienti da Margherita di Savoia. Che ricordano il 250° anniversario di fondazione della parrocchia del Santissimo Salvatore. Cari amici, auspico che questa fausta ricorrenza susciti in ciascuno un rinnovato impegno di adesione a Cristo e di coraggiosa testimonianza evangelica. Saluto poi la Brigata Aeromobili Friuli di Bologna, che ha partecipato a diverse missioni di pace, distinguendosi per la generosa attenzione verso le popolazioni più bisognose. Grazie a voi. Saluto infine i giovani, i malati e gli sposi novelli. Il mese di giugno è dedicato al Sacro Cuore di Gesù. Soffermiamoci spesso a contemplare questo cuore che è la sorgente dell'amore divino. Voi, cari giovani, alla scuola del Cuore di Cristo imparate ad assumere con serietà le responsabilità che vi attendono. Voi, cari malati, trovate in questa fonte inesauribile la serenità per compiere sempre la volontà di Dio. E voi, cari sposi novelli, restate fedeli all'amore di Dio, che è fondamento e sostegno del vostro amore coniugale. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos ad malo. Sit nomen Domini benedictum. Ex nunc et usque in saeculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Con questo applauso i 30.000 di Piazza San Pietro salutano Benedetto XVI, che ha appena concluso la 20ª udienza generale di questo 2007, la 97ª del suo pontificato, dedicata ancora alle catechesi sui padri della Chiesa antica. Oggi la figura
che il Santo Padre ha analizzato è quella di San Cipriano, il primo martire, primo vescovo martire delle chiese d'Africa, vescovo di Cartagine, convertito dal paganesimo a 35 anni, che in 13 anni di ministero ha saputo regalarci anche belle pagine di scritti in trattati e lettere, famoso il suo commentario sul Padre Nostro, che ricorda come questa preghiera, la preghiera insegnata da Cristo, è al plurale affinché colui che prega non preghi unicamente per sé. Quando noi preghiamo, non preghiamo per uno solo, ma per tutto il popolo, perché con tutto il popolo noi siamo una cosa sola. Il Papa ha commentato: il cristiano non dice Padre mio, ma Padre Nostro, fin nel segreto della camera chiusa, perché sa che in ogni luogo, in ogni circostanza, egli è membro di uno stesso corpo. Ora il Papa sta salutando i vescovi presenti che hanno accompagnato i pellegrini dalle loro diocesi. È importante anche l'appello che Benedetto XVI ha lanciato per il G8 che si apre oggi a Heiligendamm in Germania, sotto la presidenza della Repubblica Federale di Germania. Il Papa ha ricordato lo scambio di lettere con il cancelliere Angela Merkel, la lettera che il Papa ha indirizzato il 6 di dicembre in occasione della presidenza della Germania per il G8 e della presidenza anche europea, e ringraziando la cancelliera Merkel per la decisione di conservare all'ordine del giorno del G8 il tema della povertà del mondo, con particolare attenzione all'Africa. Il Papa quindi ha sottolineato ancora: vorrei rivolgere un nuovo appello ai leader riuniti a Heiligendamm affinché non vengano meno alle promesse di aumentare sostanzialmente l'aiuto allo sviluppo in favore delle popolazioni più bisognose, soprattutto quelle del continente africano. Nella sua risposta la dottoressa Merkel aveva assicurato l'impegno del G8 nel raggiungimento degli obiettivi di sviluppo del millennio. Tra questi obiettivi c'era anche il raggiungimento dell'educazione primaria per tutti. Il Papa lo ha ricordato anche come la Chiesa è in prima linea nel campo dell'educazione, soprattutto nei paesi più poveri, dove le strutture statali spesso non riescono ad arrivare, e in questo in collaborazione con le altre chiese cristiane, gruppi religiosi e organizzazioni della società civile. Ha sottolineato anche che queste scuole hanno bisogno dell'erogazione di adeguati contributi finanziari, naturalmente. E su queste immagini Alessandro Di Bussolo del Centro Televisivo Vaticano vi ringrazia per aver voluto seguire con noi questo importante appuntamento nel Magistero di Benedetto XVI. Un ringraziamento ai tecnici del CTV e della Radio Vaticana, che ci hanno permesso di essere praticamente tutti in Piazza San Pietro questa mattina. L'appuntamento è a domani pomeriggio, il 7 giugno alle 19, per la diretta da Piazza San Giovanni in Laterano, della Santa Messa del Corpus Domini e poi la processione fino alla Basilica di Santa Maria Maggiore. Ancora una buona giornata a tutti voi.